Grazie Presidente. Sì, io ricordo questo, mi collego al discorso della collega Coconcelli quando appunto richiamava un'udienza conoscitiva che avevo richiesto io, perché infatti io mi ricordo che rimase abbastanza basita da un'informazione. Noi abbiamo fatto inizialmente un'udienza, una commissione dove la collega Coconcelli ha presentato questo ordine del giorno e il medico chiamato dal comune, l'esponente insomma che rappresentava il comune in ambito USL, in quell'occasione ci disse che fondamentalmente la TBC era un falso problema per Bologna. Poi io ho chiesto un'udienza conoscitiva che nulla c'entrava con la TBC, ma si parlava di sieropositività. E in conclusione della commissione, un altro medico, sempre chiamato dal comune a parlare, appunto il dottor Colangeli, a parlare del problema, ha detto: ma bisognerebbe comunque valutare in realtà il grosso problema della TBC, che in questo momento è in grande aumento e che in questo momento è sottovalutato. Allora io mi sono trovata di fronte a due medici venuti a parlare in due momenti diversi in commissione e sullo stesso tema, pur rappresentando il comune, hanno dato due opinioni completamente opposte. Allora io rimango un po' con il dubbio, nel senso che probabilmente le evidenze proposte dalla collega Coconcelli nella prima commissione non erano poi così drammatiche, non erano poi così da sottovalutare, perché in realtà c'è una sorta di problema che va probabilmente, se non altro, approfondito, non neanche dire è vero, c'è un aumento, ma se non altro approfondire, cosa che in realtà nella prima commissione con la collega Coconcelli si era proprio negata l'evidenza del problema. Allora io a questo punto accolgo favorevolmente l'emendamento della collega dell'istituzione del passaporto sanitario, perché purtroppo mi rendo conto che un dispositivo di questo tipo possa generare tutta una serie di complicazioni legate ad una visione più leghista dell'ordine del giorno e faccia passare l'attenzione su questo piuttosto che sul reale contenuto, che è quello del facciamo qualcosa per la TBC che è in aumento nel nostro territorio. Quindi sono contenta che la collega Coconcelli abbia tolto eventuali parti che possono dare adito a malinterpretazioni e accolgo molto favorevolmente la proposta della collega. Grazie.